Matera fatta di persone, non solo di sassi, centri e periferie che negli anni si sono sovrapposti e chiedono di essere collegati e non abbandonati. Questa è stata la sfida del progetto Open Playful Space, con tanti soggetti sociali messi in rete dall'UISP Basilicata con una visione comune: rigenerazione urbana per migliorare la qualità della vita quotidiana. Siamo alla Mom Art Gallery, scavata nel sasso caveoso del centro storico di Matera, che ospita foto con le attività realizzate nel corso del 2019 e che ha visto Matera capitale europea della cultura. Quindi riqualificazione attraverso attività, che vuol dire per noi gioco e movimento, e però anche arte urbana. Di realizzare, di far capire alla gente attraverso gli scatti dove questi artisti non solo si cimentano nella propria attività, ma coinvolgere proprio i ragazzi. In questo caso, infatti, abbiamo sposato questa cosa con Michele, che nella giornata che mi avevano presentato Michele, che era il 2 giugno, mi diceva che praticamente loro dovevano coinvolgere anche i ragazzi dell'associazione sportiva. Quindi la cosa bella, che anche in altri scatti si vede, che loro praticamente eseguono un'intera giornata che parte praticamente dai vari workshop dove coinvolgono nelle varie attività artistiche, tipo gioielleria e viceversa, dove praticamente loro coinvolgono proprio i ragazzini e durante poi, nel corso della serata, loro effettuano, prima di salire sul palco, effettuano una sorta di parata. Ora ci spostiamo nella parte nord di Matera, Piazza degli Olmi, nella scuola Bramante, che è stata teatro di una serie di interventi di street art. Il lavoro qui è stato realizzato, questo murales in grande, da Scolp, da Niccolò Loprieno, con la collaborazione degli studenti della scuola che si trova in questo spazio, in questa struttura che è la scuola Bramante, l'istituto comprensivo Bramante, insieme anche ai condomini. Qui abbiamo Franco Morcinelli, che è uno degli rappresentanti più attivi dei cittadini, degli abitanti di Piazza degli Olmi, che hanno contribuito insieme all'artista a realizzare e a terminare insomma i vari interventi. Sono state realizzate le colonne con gli alunni e sono state realizzate tutta una serie di piccoli anche interventi, come per esempio la canalina del pluviale dell'acqua che si era rotto. Quindi appunto con Franco sono intervenuti anche per il ripristino di questo pluviale e così insomma tutte le varie colonne e gli interventi realizzati. È un campo aperto a tutti, dunque non solo le associazioni, ma possono venire qualsiasi persona a divertirsi nel tempo libero, a utilizzarlo nel miglior modo possibile, naturalmente. Oltre ai cittadini, ma diciamo della piazza, ma a tutti quelli che vogliono fare sport. Il prossimo passo del progetto consisterà nella riqualificazione di questo campo, che diventerà un'opera d'arte e quindi funzionale a svolgere attività sportiva. Percorriamo 40 km da Matera e arriviamo a Ferrandina Scalo. Qui si ferma la ferrovia veloce, poco a sud di Salerno. Questa stazione dovrebbe rappresentare la porta d'ingresso ferroviario di Matera. Ma in realtà è esclusa dal suo contesto. Qui troviamo le opere Benvenuti Marziani di due artisti lucani, Godzilla Love e Iron Maud. Ferrandina Scalo si è abbellita di due interventi artistici, di quattro artisti. Sulla casa cantoniera della stazione di Ferrandina Scalo si è realizzata una bellissima scritta che si chiama proprio Aliens Welcome in ferro cartel, che è un tipo di ferro quasi arrugginito, che vuole un po' ricordare l'antico, no? Quindi come se fosse già lì da chissà quanti secoli e anni addietro. A fianco alla stazione della casa cantoniera si trova invece una struttura abbandonata che altri due artisti lucani hanno ridipinto. I nomi sono Gods in Love e Iron Mound, e hanno realizzato una serie di immagini che ricordano sempre il mondo alieno e il mondo anche un po' metafisico, un po' per poter aprire le porte a tutti, inteso proprio come apertura a 360 gradi anche a un mondo alieno. Quindi l'apertura
addirittura di un popolo, di una regione, quella che è la Basilicata, che invece spesso è rimasta anche un po' nascosta al mondo turistico, al mondo pubblico di chi è amante anche delle scoperte di territori un po' più nascosti, ecco. Torniamo a Matera, in una zona extraperiferica a nord della città, Parco di Serra Rifusa, zona residenziale abbandonata dove vivono 3.000 persone, divenuta anch'esse parte della cosiddetta architettura della vergogna. Nel parco integrato di Serra Rifusa, che poi hanno intitolato a dei ragazzi che sono deceduti con una disgrazia, adesso viene chiamato il Parco degli Angeli, che si estende per 16 ettari, e questo è il progetto originale. Che comprendeva tantissime attività sportive, ludiche e anche sociali, perché qui partiamo dall'edificio di servizio di piscine scoperte, il bar panorama, sala giochi, palestre per atletica e servizi annessi. Opera degli anni 90, è successo che il paese è stato investito da una crisi in quegli anni, quindi i lavori sono stati sospesi, evidentemente non erano più urgenti rispetto a delle altre cose da fare, e quindi l'opera è rimasta fondamentalmente in questo stato dalla fine degli anni 90 fino ad oggi. Il lavoro che abbiamo fatto con l'architettura della vergogna è stato quello di riconsiderare quest'opera incompiuta come parte del patrimonio, e quindi abbiamo invitato un gruppo di artisti e ricercatori che si chiama Incompiuto Siciliano a lavorare sull'architettura e sulle comunità che abitano o che non abitano l'architettura stessa. In particolare a Michele, presidente, che ci ha contattati per proporci il bici in città nel nostro rione. Beh, da quella domenica è partito tutto un interesse verso il nostro parco integrato di Serra Rifusa, e quindi io personalmente ho accettato volentieri questa sua proposta, perché sono anni che sto cercando di far conoscere ai materani questo luogo. E quindi da quel momento è rinato tutto quanto il discorso dell'organizzazione, e quindi ci siamo organizzati come associazione, comitato di quartiere, e quindi stiamo portando avanti delle iniziative, ci stiamo confrontando con le amministrazioni comunali, abbiamo chiesto francamente anche l'affido di questi locali abbandonati da decenni, e quindi stiamo stiamo cercando di ottenere qualcosa per i cittadini. E difatti devo sottolineare che intorno a questo parco ci sono 3.000 famiglie che non hanno purtroppo un luogo dove poter passeggiare oppure leggere un libro, tutto questo insomma. Riguadagniamo il centro città e ci fermiamo a piazza Cesare Firrao, periferia di fatto perché svuotata di identità. La piazza a forma di anfiteatro doveva essere un luogo di ritrovo. Ma è abbandonata e non frequentata, le acrobazie di Rosalba lanciano emozioni e scintille di aggregazione. Noi siamo innamorati dell'arte di strada, di tutto quello che è l'espressione del corpo in movimento. E quindi ci sono delle discipline non convenzionate che noi pratichiamo, quindi dalla capoeira all'arte circense, gioco inteso proprio come momento di espressione dove l'individuo in generale può manifestare la propria esperienza. Ecco, sì, le gare che fanno i ragazzini, ginnastica artistica, ma mi sottraevo perché per me non c'era la strada che mi apparteneva. Ora in età adulta sento che riesco a visualizzare la strada che ancora sono alla ricerca di scoprire, e quindi però posso dire con certezza che questo che faccio mi appassiona moltissimo.